Ragione per Liberi.tv, siamo a un evento organizzato da Fashion in Town in sostegno di Brinsei Project. Oggi è 8 luglio 2012 e siamo in compagnia appunto di Elena Fazio, con cui parleremo di teatro accessibile. Cerchiamo di fare appunto una comunicazione di base in modo più semplice possibile, perché di questa cosa si parla poco. Che cos'è il teatro accessibile? Allora, il teatro accessibile è un teatro che consente a un pubblico di disabili sensoriali, quindi ciechi e sordi, di poter assistere a uno spettacolo teatrale, quindi essere ascoltato da un sordo e visto da un cieco. E tecnicamente vuol dire che è munito di sovratitolazioni per i non udenti e per audiodescrizioni per i non vedenti. Le audiodescrizioni normalmente possono avvenire in cuffia, le sovratitolazioni sono comunemente quelle che possiamo vedere in televisione, per esempio. Dei display. Esatto, oppure, che ne so, spettacoli stranieri che vengono tradotti nella nostra lingua, o pensiamo all'opera, no? Quando spesso anche in lingue diverse rispetto. Quindi, insomma, tecnicamente è questo. Però socialmente parlando è l'interrogarsi sul fatto che il teatro possa aprire le porte a un pubblico che fino ad oggi ha, diciamo, inconsapevolmente tagliato fuori, perché ci sono tantissime persone non vedenti o non udenti che hanno tutta la voglia di andare a teatro, e perché non potrebbero fruire di una stagione qualsiasi, di un qualsiasi spettacolo della città di Roma, ma insomma dell'Italia, no? E quindi bypassare quelle circostanze che sono comunque importanti, di situazioni pensate ad hoc, no? Quindi magari dalle associazioni di categoria per loro stesse, ma invece pensare alla possibilità che il pubblico in generale possa essere un pubblico misto, dove io, cosiddetta normodotata, posso essere seduta nella stessa fila in mezzo a una persona sorda, una persona cieca, e insieme fruire serenamente tutti dello spettacolo. La cosa affascinante è poi dalla mia angolazione, insomma, quella attoriale, che non è qualcosa che stravolge poi in maniera ciclopica il nostro lavoro, anzi per niente, è qualcosa che avviene in contemporanea, quindi da un lato anche un invito alla mia categoria a pensare che uno spettacolo può già nascere accessibile, perché a quel punto veramente basta farlo. E poi penso che sia anche in un momento difficile come questo, per il nostro settore, anche un modo intelligente per ripensarsi, per rilanciarsi e per diventare, cosa che secondo me il teatro dovrebbe essere, un luogo di denuncia rispetto a delle inefficienze che ci sono, e quindi farsi anche noi carico di questa possibilità. Io sulla mia pelle so che è stato l'incontro con Laura Raffaelli, con l'Amblandside, con la disabilità sensoriale e con l'accessibilità, un incontro meraviglioso, proficuo, che mi ha cresciuta, che mi ha cambiata e che mi ha posto come donna, ma come attrice, un sacco di quesiti che non era giusto che io scoprissi per una casualità. Allora lì è quando uno capisce che una battaglia è giusta perché è universale, e c'è qualcosa di strano quando ne vieni a contatto non perché vivi in un contesto informato. Allora lì non puoi tirarti indietro, qualsiasi cosa tu stia facendo, qualsiasi mestiere, c'è qualcosa che tu puoi insomma fare, che puoi fare anche tu, un contributo lo puoi dare. Secondo me il teatro ha una grande possibilità, insomma, interrogandosi su questo tema. Il teatro accessibile coinvolge nella realizzazione la categoria degli attori, impresari, strutture teatrali, ci sono degli accorgimenti che tutti quanti devono fare, o basta tanto l'attore che si interessi?
Ma fondamentalmente è qualcosa che coinvolge sicuramente la produzione, ma anche un teatro, perché per esempio se un teatro volesse diventare accessibile dovrebbe munirsi di quelle dotazioni, insomma, tecniche come il proiettore per le videoproiezioni, dove proiettarlo. È chiaro che pensare uno spettacolo accessibile fin dall'inizio può portare a dei cambiamenti, delle innovazioni. Per esempio ci sono anche dei modi per fare per decidere che le sovratitolazioni siano parte integrante della scenografia, per esempio, e non necessariamente sopra o sotto, insomma. Quindi tendenzialmente è il teatro proprio come luogo fisico, insomma, che dovrebbe munirsi di una serie di attrezzature e poi nella fase dell'allestimento dello spettacolo, magari dalla regia, un'attenzione perché questo possa avvenire. Poi dal punto di vista attoriale, appunto, quello cambia poco, perché eventualmente bypassato la stranezza di essere tradotti nella propria lingua, che è chiaro che sapere che scorrono su di te parole di un'altra lingua ti fa sentire più tranquillo, però poi alla fine veramente una volta che sei sul palco non te ne accorgi per niente. Allora Elena, noi non stiamo parlando ovviamente di fantascienza, parliamo di un qualcosa che tu stessa hai realizzato in uno spettacolo a Cosenza, proprio accessibile, ci vuoi parlare? Sì, allora lo spettacolo si chiama Laura per tutti e racconta appunto la vita di Laura e attraverso lei chiaramente in maniera universale una serie di problematiche legate più che alla disabilità, all'Italia. Cioè come l'Italia si pone nei confronti della disabilità, in questo caso sensoriale. Lo spettacolo ha debuttato accessibile il 7 marzo 2012 al PTU, che è il piccolo teatro Unical dell'Università di Cosenza, ed era sovrattitolato per i sordi e le audiodescrizioni noi abbiamo scelto di farle, le abbiamo definite artistiche, perché abbiamo scelto che fossero in audio per tutti e citando una frase di Laura Raffaeli, perché potessero servire per i non vedenti e per i vedenti con gli occhi addormentati, quindi una forma di provocazione per dire sapete che c'è questa cosa? Che può anche portare qualcuno a interrogarsi sul fatto che magari a un cieco si può chiedere se vuole andare a teatro o al cinema, perché magari ti risponde di sì, ma a volte non la facciamo neanche questa domanda perché pensiamo che non abbia senso farla. Invece... Si dà per scontato che delle categorie non abbiano la possibilità di accedere a certi ambienti come quelli della cultura e quindi magari anche loro stessi lo hanno per scontato e neanche cercano di far valere questo diritto, che è un diritto alla fruibilità della cultura. Assolutamente, poi spesso questo avviene anche senza colpa, magari per l'imbarazzo di non sapere come porsi di fronte alla diversità o comunque a qualcosa, più che la diversità, qualcosa che noi non conosciamo, no? Allora a volte l'imbarazzo, la paura di dire la frase sbagliata che ci porta a non fare una cosa spontanea in realtà. Però proprio per questo è importante battere queste nuove strade, perché l'incontro con la conoscenza, con un mondo che difficilmente ci sfiora per il tipo di società in cui viviamo, poi invece ti fa capire che ci sono alternative semplicissime a portata di mano. Infatti proprio per questo noi stiamo cercando di spingere perché questa scelta di essere un teatro accessibile, per esempio, avvenga proprio in maniera completa, quindi stiamo lavorando perché alcuni teatri decidano di avere proprio una stagione accessibile, perché per esempio noi abbiamo pensato al nostro spettacolo accessibile e chiaramente sono felicissima se vengono a vederci, però è anche bello pensare okay, che possono venire a vedere noi, che ci siamo posti questo problema, che ne parliamo nello spettacolo, quindi che lo prendiamo da più angolazioni, ma anche che qualsiasi spettacolo, qualsiasi altro spettacolo possa essere fruito. Non necessariamente uno spettacolo che parli di questo, ma da una commedia, una tragedia, un classico. E noi adesso proviamo a fine novembre, il 29 e 30 novembre, 1 e 2 dicembre al ridotto del Mercadante di Napoli faremo 4 repliche di Laura per tutti, che è uno spettacolo prodotto dalla compagnia Teatro Rosso Simona, dalla regia di Lindo Nudo, interpretato da me, che racconta la storia di Laura Raffaeli, che peraltro è coautrice del testo, e questo per noi è una grande conquista, perché un teatro stabile ha in cartellone 4 giorni di teatro accessibile che oggi sono il nostro spettacolo.
ma io sono convinta che con pazienza e determinazione domani potrebbero essere anche tutta la stagione. Elena, un'ultima domanda. Nell'ambiente appunto degli attori, questa cosa, appunto, questa consapevolezza, questa sensibilità che tu appunto mostri è condivisa da qualcuno in una certa misura, oppure anche lì un ambiente un po' ancora refrattario? Devo dire che quando mi capita di parlarne c'è grande curiosità, e anche perché c'è poca conoscenza dell'argomento, quindi spesso il silenzio o la non azione rispetto a questo è proprio perché non se ne sa niente. Quindi tendenzialmente io sto insomma, percependo una curiosità positiva, però un'apertura al fatto che ci si possa interrogare su questo punto. E chiaramente bisogna essere molto bravi a spiegare che questa cosa, che di per sé può sembrare complicata, non lo è. E quindi forse quella potrebbe essere una resistenza, però è più concettuale poi che pratica. E devo dire che i teatri con cui stiamo parlando, i professionisti, non dicono un no a priori, o perché non prendere in considerazione peraltro una fetta di pubblico, torno a dire, tagliata fuori da un meccanismo. Io quando mi riferisco a questo parlo in senso universale, perché per esempio il sordo, cieco, vuol dire tante cose, ci sono tanti tipi di sordi, tanti tipi di ciechi, e questo è anche importante impararlo e comprenderlo. Quindi magari ci possono essere dei sordi oralisti che in qualche maniera possono fruire parzialmente di uno spettacolo, perché è chiaro che leggendo il labiale lo possono fare, però se una scena avviene con un attore di spalle è chiaro che gli diventa difficile. Quindi magari può essere che oppure un cieco che decide di andare comunque, anche se sa che una serie di informazioni gli verranno meno perché non ci sarà qualcuno che in quei punti specifici gli spiegherà quello che sta succedendo. Quindi poi sicuramente in qualche maniera l'arte può avere una sua forma di accessibilità, però quello di cui parliamo noi è che questo sia una possibilità universale, dove i sordi segnanti possono andare a teatro, ma che anche i sordi non segnanti, quindi che non parlano la lingua dei segni, possono andare se non c'è qualcuno che in quel momento gli sta traducendo in LIS lo spettacolo. Quindi in questo senso è importante pensare all'accessibilità come può essere pensata oggi, con la tecnologia che c'è oggi, quindi che attraverso la lettura dei sovrattitoli o l'ascolto delle audiodescrizioni possa, come dice Laura, essere il giusto, non sostegno, ma il giusto parametrarsi rispetto a quello che tutti devono avere, e nello stesso tempo un'occasione per noi normodotati di imparare a fruire le proposte artistiche in un nuovo modo che ci può portare a conoscere una fetta di pubblico e di mondo che, appunto, proprio perché noi non l'abbiamo sulla nostra pelle, non necessariamente è una realtà che conosciamo. Ecco, questo forse è la cosa su cui invito a riflettere i miei colleghi, ma in generale la cosa per me più importante di questo percorso è stato l'incontro con una realtà che nel momento in cui ti entra nella vita, poi credo sia difficile decidere di ritagliarla fuori. E quindi con la splendida rappresentanza qui di Elena Fazio arruoliamo l'arte e la musa, credo che fosse Terzigore se non sbaglio, nella battaglia per i diritti civili, per tutti quanti universalmente considerati, sia normodotati che meno dotati. Grazie ancora a Elena Fazio, le diamo appuntamento su Libri.tv, dove potrà seguire questa intervista.